Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti con gli spiriti più ardenti che mi la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, a ciò che guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretta la tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicura di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere che significa volontà di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piccina, mi dotò di ragione divina
e mossa tutta la creazione a festa, gli fece riconoscere da tutte le cose create per loro regina. Riconobbero in me la vita del volere divino e tutto l'universo si prostrò ai miei piedi, sebbene vicina e non ancora nata. Ed inneggiando il sole mi festeggiò e sorrise con la sua luce. Il cielo mi festeggiò con le sue stelle, sorridendomi con loro vite e dolce scintillio e offrendosi come fulgida corona sul mio capo, il mare con le sue onde, alzandosi ed abbassandosi pacificamente mi festeggiò. Insomma, non ci fu cosa creata che non si unì al sorriso ed alla festa della Trinità sacrosanta. Tutti accettarono il mio dominio, il mio impero, il mio comando e si sentirono onorati perché dopo tanti secoli, da che Adamo perdette il comando e il dominio di re, o sottrarsi dalla divina volontà, trovarono in me la loro regina e la creazione tutta mi proclamò regina del cielo e della terra. Mia cara figlia, tu devi sapere che la divina volontà, quando regna nell'anima, non sa fare cose piccole, ma grandi. Vuole accentrare nella fortunata creatura tutte le sue prerogative divine e tutto ciò che è uscito dal suo fiat onnipotente la circonda e resta ubbidiente ai suoi cenni. Che cosa non mi diede il fiat divino? Mi diede tutto. Cielo e terra stavano in mio potere. Mi sentivo dominatrice di tutto, attenzione, ed anche dello stesso mio creatore. Ora figlia mia, ascolta la mamma tua. Oh, come mi vuole il cuore nel vederti debole, povera. Né hai il vero dominio di dominare te stessa. Timori, dubbi, apprensioni sono quelli che ti dominano, tutti i miseri cenci della tua umana volontà. Ma sai perché? Perché non c'è in te la vita integra del volere divino che, mettendo in fuga tutti i mali dell'umano volere, ti renda felice e ti riempia di tutti i beni che esso possiede. Ah, se tu con un proposito fermo ti decidi di non dar più vita alla tua volontà, ti sentirai morire tutti i mali e rivivere in te tutti i beni. Ed allora tutto ti sorriderà e il volere divino farà anche in te il terzo passo. E tutta la creazione festeggerà la nuova arrivata nel regno della divina volontà. Dunque, figlia mia, dimmi, mi ascolterai? Mi dai la tua parola che non farai mai, mai più la tua volontà? Sappi che se ciò farai io non ti lascerò mai, mi metterò a guardia dell'anima tua, ti avvolgerò nella mia luce, affinché nessuno ardisca di molestare la figlia mia. Ti darò il mio impero affinché tu imperi su tutti i mali della tua volontà. Questo è il testo della meditazione di oggi, fratelli e sorelle carissimi. Ci è capitato, diciamo così, perché stiamo seguendo in questi cenacoli di quest'anno questo testo. Niente di più adatto alla novena dell'Immacolata, perché abbiamo visto come tutta la creazione sorrida per il concepimento della celeste bambina. L'Immacolata Concezione, come sappiamo dalle rivelazioni di Luisa di Carreta, non fu soltanto un privilegio che esentò la Madonna dalle miserie connesse al contrario alla colpa d'origine che noi abbiamo in lei, ma fu anche un ripristino di ciò che i nostri progenitori avevano, cioè il dono della divina volontà, cosa che non si sapeva esplicitamente prima di queste rivelazioni
e che la Madonna abbia avuto. E come sappiamo è stata l'unica creatura, non c'è nessuno, non ci sarà mai nessuno come di lei, che ha preso questo dono con l'Immacolata Concezione e l'ha portato integro al Creatore il giorno della sua assunzione. Adamo ed Eva ricevettero questo dono, lo perdettero, purtroppo, per loro e per tutti. Luisa ha ricevuto questo dono, come vedremo nel testo della meditazione, questo dono adesso è riaperto, chi lo desidera, con degli effetti e con dei frutti, adesso riprenderemo alcuni passaggi, per chi ci crede, straordinari. Però io posso recuperare questo dono a 46 anni, 40 anni, 30 anni, 20 anni, non dall'istante del concepimento, perché non ci saranno altre immacolate concezioni al di fuori di Maria in vita. Quindi il privilegio unico della Madonna resterà per sempre un privilegio unico e sarà sempre assolutamente al di sopra e al di là e inarrivabile da qualunque essere creato. Riprendiamo alcuni passaggi. Importanti. Il terzo passo del Fiat Supremo, numero uno, dice la Madonna, mi dotò di ragione divina, non umana, e mosse tutta la creazione a festa per riconoscere tutte le cose create per la regina. Adesso vedremo questo secondo passaggio. Numero uno, mi dotò di ragione divina. Come sono i nostri ragionamenti? Ricordate cosa disse Gesù a San Pietro, quando prima lo nomina Papa, disse, questo non te lo dice il sangue e la carne, ma il Padre mio che è nei cieli, ragionamento divino, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. Poi San Pietro dice che devi andare a fare la croce, ungi da te Signore, questo non ti accadrà mai. Ragionano gli uomini così, e gli uomini che stanno dalla parte di Satana, non ci dà mai Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, attraverso la ragione divina, noi pensiamo in maniera soprannaturale. Questo è uno dei primi segni distintivi che uno sta entrando nel regno della divina volontà, non guarda più nessuna cosa, non significa nessuna, nessuna, neanche la più comune, in maniera semplicemente umana, reagendo in maniera umana. Ecco perché alcune cose che, come dice tra l'altro il Nuovo Testamento, secondo il Cristo, che se San Paolo non è una creatura nuova, le cose di prima sono passate, non ci stanno più, ne sono nate di nuove. Facciamo un esempio, perché gli esempi sono sempre. Se io sto guidando e uno mi taglia la strada, a me viene la linea, ma qualcosa, d'accordo? È normale questo qui, d'accordo? È umano, magari se uno è diventato santo, non gli dice ma va a morire, come dicono a Roma, ma dice la parolaccia santa, tornare all'espressione, te posi un po' di canti, di grazie, di benedizioni, d'accordo? Che si vuole dire, ma è sempre una reazione, capite? Una reazione. Quelli che dicono se vuoi ti mannaggia al demonio, c'era Sant'Alfonso che era tanto peruccio, Sant'Alfonso faceva la scuola delle parolacce sante, d'accordo? Ci si può dire mannaggia i peccati miei, si può dire mannaggia i peccati tuoi, qualcosa, si può dire mannaggia al demonio, d'accordo? Ecco, dice però, dice Sant'Alfonso, però bisogna dire le parolacce senza secondare la lezione di stizza che ti viene se non fai piccolo peccato di ira, capito? Poi se l'hai detta santa, se ti sei comunque alterato, la parolaccia santa, non ne vado più, però, capito? Allora, queste sono tutte quante cose umane. Chi viene a dire volontà, la parolaccia santa la dice più, sta tranquillo, d'accordo? Perché se uno taglia la strada, a chi ci crede, mentre stai con quella divina volontà, che è una piccola mortificazione che ti manda il Signore, e tu te la prendi tranquillo, come se niente fosse. E allora, cioè, è uno stato che bisogna, cioè, io quando vedo queste cose, mi penso sempre a Santa Teresa d'Avila, d'accordo? Queste sono, non sono esperienze mistiche in senso stretto, perché la vita della divina volontà, nella forma ordinaria, non è un'esperienza mistica, è un'esperienza di grazia grossa, ma comunque che rimane nell'ambito dell'ordinario.
Però vale quello che Santa Teresa diceva, le cose, dice, queste cose non le capiscono se non chi in qualche modo ne ha fatto esperienza. Per quanto tu lo possa raccontare, devi comunque averne fatto un minimo di esperienza. Io spero che coloro che stanno seguendo questo percorso qualche cosa la stiano vedendo, la vedono, perché se non la vedono non ci stiamo ancora dentro. Quindi, le reazioni umane nel tempo svaniscono, perché appunto non c'è più un modo di vedere e di concepire le cose come una razza di sì, però allora siamo esseri umani. Cioè, no, non può essere. Tutte queste cose, vedete, ci sono diversi sacerdoti che Dio li benedica, che fanno sempre vedere come gli scritti della Divina Volontà sono radicati nella Sacra Scrittura, no? Quando San Paolo dice le cose di prima sono passate, sono nate di nuove, questo è sicuramente ad altro. Quando San Paolo dice noi abbiamo l'intelletto di Cristo, il nous di Cristo in greco, il nous vuol dire che non c'è più un intelletto carnale, umano, che rimane sul livello, ma è sovrannaturale, è quello di Cristo. Questo è uno dei primi segni dotò di ragione divina. La Madonna non guarda nessuna cosa in termini umani, nessuna. Neanche il più insignificante fatto della vita quotidiana, no? E poi, qui c'è tutto un altro discorso, si mosse la creazione a festa, qui c'è un discorso teologico fondamentale, questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, non c'erano bisogno degli scritti di Luisa per dire la verità, ma il rapporto che noi abbiamo con la creazione, soprattutto il rapporto che la creazione ha con noi. Le cose che accadono nel mondo creato, cioè se tu vai nella savana dell'Africa e incontri un leone in quello che si mangia, questo non è mica conforme, capite, al piano di Dio sulla creazione, cioè, che io, essere umano, sono stato da Dio creato come il re del creato, e tutti quanti i creatori mi devono obbedire, dovrebbero obbedire. Se una mi si mangia, c'è qualcosa che non funziona, perché non mi si dovrebbe mangiare. Guardate cosa, perché è così, d'accordo? Perché è una cosa strana che un leone mi incontra e mi si mangia, perché il leone è inferiore a me e quando Dio l'ha creato, costituito principe e signore di tutto il creato, che arrivi un terremoto e mi faccia zompare dalla sedia, non è una cosa normale che la terra faccia queste cose. Che arrivi un alluvione non è una cosa normale. Che arrivi una grandinata che distrugga completamente un raccolto, un mal di fumo, un sacco di lavoro, milioni di euro, non è affatto una cosa normale. Non lo è. Voi sapete che il regno della Divina Volontà è stato manifestato a Luisa, no? Però ci sono stati a mio avviso i protoni nel corso della storia della Chiesa. Capite? Come nell'Antico Testamento, quando uno studia teologia, io faccio i corsi di teologia trinitaria, no? Che Dio è Trino, ce l'ha rivelato il nostro Signore Gesù Cristo, prima non si sapeva, d'accordo? Ecco, perché è Lui che ha detto che è il Figlio di Dio e che ha detto dopo di me rimane il Consolatore che è lo Spirito Santo, ha detto in tre parole, questa è la lezione di teologia dell'Italia. Ma nell'Antico Testamento, se uno guarda con attenzione, ci sono stati i prodromi delle rivelazioni dell'Italia, che non sono così chiare come nel Nuovo, ma c'erano, adesso non c'è tempo quindi andare a vedere tutti quanti i passi, fidati, per esempio. Cosa ve la dico? Nel racconto della creazione della Genesi, quando Dio crea, c'è sempre Dio creò gli animali, Dio creò la volta delle stelle, Dio creò. Quando arriva la creazione dell'uomo, passa a curare, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Facciamo lì. Guardate che gli ebrei, io ho fatto un corso di ebraica a Gerusalemme nel 1998, quando leggono quelle cose ancora oggi non sanno cosa dire. E fanno dubbio, i cattolici qui ci vedono un discorso trinitario. L'ho sentito con le orecchie mie da un insegnante in madrelingua all'Università del Monte Scopus a Gerusalemme ad agosto del 1998, luglio-agosto del 1998, capite? Così ci sono stati proprio nel corso della storia della Divina Volontà. Per esempio, uno a mio avviso è San Francesco. San Francesco è nato dal luogo di Gubbio,
ci sono alcuni razionalisti modernisti in termini di San Francesco oggi che razionalizzano tutto quello che non capiscono, d'accordo? Quindi San Francesco non ci andava proprio dei dubbi, non ha parlato con luce, non ha fatto niente, d'accordo? È ridotto praticamente a tutto quanto, ma le fonti dicono questo chiaramente. E come mai San Francesco andava da un dubbio, ha detto, gli ha parlato con un dubbio? Aveva detto, senti signore un po', gli ha detto proprio, senti signore un po'. Non andare a sbranare tutto quanto questa povera gente, guarda, facciamo un patto, glielo dico io, mi diano qualcosa da mangiare, tu fai il buono, fai il bravo, d'accordo? Lo ripeto, ma il signor Lupo di Bugno ha smesso da sbranare la gente, e a compiere era il terrore, era il castigamante di Bugno, secondo me non poteva uscire solo. E come mai? Che è successo? Che è successo? Era tale e tanta l'onore di San Francesco con Dio, che poi è stato il primo caso clamoroso e stigmatizzato nel corso della storia, che il lupo feroce gli obbediva, come avrebbe dovuto obbedire a tutti gli abitanti di Gubbio, non so come si chiamano, c'è un nome strano, gli abitanti di Gubbio, non si chiamano Gubbio, si chiama tutto altro nome strano, ecco. Ma non gli obbediva, perché? Perché erano peccatori. Punto. Tutte le cose che abbiamo sentito, cosa fa il creato? Riconobbe in me, tutto l'universo si prostrò ai miei piedi, tutto l'universo. Ma non semplicemente perché era una Madonna, perché ancora non era la madre di Dio, era semplicemente concepita. Era senza peccato e aveva ricevuto il dono della divina volontà, cioè era come sono usciti Adamo ed Eva dalle mani di Dio. E quindi tutto l'universo ai miei piedi. Il sole sorrise con la sua luce. Il cielo ha messo già con le sue stelle, il mare con le sue onde, alzandosi ed abbassandosi pacificamente mi festeggiò. Non ci fu cosa creata che non si unì al sorriso della festa della Santissima Trinità. Tutti accettarono il mio dominio, il mio impero, il mio comando. Capito? Cioè, se viene la grandine e la Madonna dice ferma, la grandine si ferma. Punto. Se viene il terremoto e la Madonna dice fermo, il terremoto si ferma. Io non so quanti di voi ci credono. Nel Vangelo Gesù ha dimostrato. C'era il mare in tempesta, si è alzato e ha detto shh. E che è successo? Il mare si è calmato, eh. E poi Pietro cammina sulle acque, un'altra volta il mare in tempesta. C'è cammino, voi ci credete che Gesù ci cammino sulle acque, quando pensate che non c'erano niente rapido, penso a un esercito di modernisti, e quella è un'invenzione per dire che, cioè, siccome dobbiamo dire che Gesù è il Signore dei nostri problemi, l'immagine metaforica che cammina sulle acque, non ci ha camminato sul serio, dicono alcuni, voi ci credete che ci cammino sul serio oppure no? Certo che c'è anche il significato simbolico con tutti i miracoli, ma a partire dal fatto che Pietro e San Pietro ci hanno già camminato sulle acque oppure no? Io scherzo. Intanto quando sentivo un po' di compendenie ai tempi in cui studiavo che c'era qualche mattacchione a scuola, dicevo no, Pietro non c'è camminato sulle acque, mi mangio subito la scena. E quello muore, e se no la San Pietro dice, che ora la prima cosa che Taggia dice è io sulle acque ci ho camminato. Questa è la prima cosa, d'accordo? Quindi immagina che bel confronto che c'ha con l'ingresso nell'aldilà. La prima cosa che Taggia dice è questa qua, io sulle acque ci ho camminato. Poi vediamo tutto il resto della sua vita, la prima cosa che dice però questa qua. Se l'avresti fatto meglio questa cosa scritta nel Vangelo, prima di dire c'era il letterato, fattate una calmata un attimo, no? Vi capite queste cose qui, la Madonna dice queste cose qui. È chiaro che sono tanti atti di fede, questa è una rivoluzione pubblica, questa è una rivoluzione privata, non potrebbe non crederci. D'accordo? Tra l'altro questi scritti particolari, come questo ciclo di meditazione, sono proprio dettate. Quindi se uno volesse sempre utilizzare i termini esegetici, questa è proprio l'ipsissima verba della Madonna. La Madonna gli ha dettato queste meditazioni, come vanno i dettati alle scuole elementari. Questo è quello che racconta la serva di Dio Luisa Piccarreta. Lo vedremo se giovane si diventasse santa, capite? Il peso di queste cose sarebbe molto più grande, insomma, no? Tutti accettarono il mio dominio, il mio impero, il mio comando. Anzi, si sentirono onorati, sentirono quello che dice, perché dopo tanti secoli, da quando Adamo perdette il comando e il dominio di re col sottrarsi alla divina volontà, trovarono finalmente il mio regno.
Cioè c'era la creazione, ma San Paolo, ricordate le sue lettere, la creazione stessa attende con impazienza, cito a memoria, la rivelazione dei figli di Dio. Essa è stata sottomessa alla caducità non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. Testuali parole, non mi ricordo se la voglio mettere Corinzi, credo di sì, ma non ci metteremo sul fondo. Cito a memoria. E chi è colui che ha sottomesso la creazione alla caducità, che con la propria condanna ha segnato anche la condanna della creazione? Siamo noi. E nutre la speranza di essere ancora liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria del figlio di Dio. Cioè il peccato di Adamo gli ha fatto perdere il controllo sul creato e ha degradato il creato in parte, non del tutto. Cioè la creazione noi non la vediamo più così bella come è uscita dalle mani di Dio. È sempre bella, ma di meno. Questa è anche dottrina della Chiesa, d'accordo? Dottrina comune, non magistero autentico, ma San Tommaso, i più grandi teologi, hanno tutti quanti insegnato a essere questo una delle conseguenze del peccato originale. Quindi trovano via la loro origine e la creazione è tutta un programma origine del cielo e della terra. E adesso inizia la parte che dovrebbe farci sobbalzare un pochino il cuore. Mia cara figlia, tutti devi sapere che la divina volontà, quando regna nell'anima, non sa fare cose piccole, ma grandi. Vuole accentrare nella fortunata creatura, attenzione, tutte le sue prerogative divine. Divine. Capito? Cioè, i figli della divina volontà, pur essendo le persone più umili della terra, sono piccoli dei. Capito? Perché Dio gli comunica prerogative divine. Tutto ciò che è uscito dal suo fiato onnipotente la circonda e resta obbediente ai suoi cieli. Anche questo Gesù ha detto nel Vangelo. Se aveste fede quanto un granello di senape, cosa potreste fare? Potreste dire a questo monte, spostati e mettiti da un'altra parte. Cioè, avete mai provato? Potreste dire a questo gelso, sii sradicato e mettiti da un'altra parte. Che significano queste cose? Anche qui è chiaro che c'è un significato simbolico, d'accordo? Non andate davanti alla sempre visa a dire che vanno a mettere al posto, capito, del gran sasso di Italia, insomma, no? Però c'è una realtà profonda in queste cose. Che cosa mi chiede il fiat? Mi chiede tutto, cielo e terra, stavo nel mio potere. La Madonna si chiama Maria, quello parte, comunque se lo va. E si mette sull'attente e dice gli ordini, mia sovrana. Mi sentivo dominatrice di tutto. Pensate, la creatura più umile che esista. Pensate se la Madonna si mette a fare sfoggio di dominio, ma lo era, lo avvertiva. Attenzione, ed anche dello stesso creatore. Capito? È per questo che la Madonna è chiamata l'onnipotente per grazia. Perché è talmente tanta la sovranità con Dio che se Dio gli dice una cosa, Dio la fa. Negli scritti di Maria Valtop, l'altra mia una carissima mistica, che avevo fatto cenare negli anni passati, di un veterano, c'è quella scena stupenda di quando San Pietro, c'era un bambino nel gruppo apostolico, come sappiamo nei Vangeli, lui si è innamorato di questo bambino, sappiamo sempre dall'opera che la moglie di San Pietro, che se ne parla dei Vangeli, d'accordo? Perché se sappiamo c'era la suocera, è chiaro che c'era la moglie, che San Pietro era sposato, ma dice non c'erano figli. E a lui gli era rimasto sta cosa, insomma, del padre frustrato che non c'ha figli, no? E si era innamorato di questo bambino, lo voleva prendere sotto le sue cure, però Gesù era preoccupato, dice, io non gli posso dare un legame di questo genere, Gesù, questo deve diventare il capo della Chiesa, questo deve essere libero. San Pietro sarebbe andato dopo la morte di Gesù, come sappiamo, ad Antiochia, è stato tanti anni, morto a Roma, morto martire, dice, questo non posso dargli un legame di questo genere, è la divina volontà. L'ha fatto sposare, non gli aveva dei figli, per non dargli questi legami che l'avrebbero impedito nel suo ministero, no? E allora gli ha detto subito di no. Ha che fatto San Pietro? È andata a piangere la Madonna. E la Madonna è andata da Gesù e ha cominciato. Dice, sai, è
bellissimo, mi diceva, sai, Pietro è buono, è un bro, però è troppo severo, è troppo rigido, è burbero. C'è la presenza di un bambino vicino, sai, potrebbe addorcirmi, ma hai visto come sta bene quando c'è stata creatura vicina? Sembra un altro! Dice, la moda dice, tu un giorno te ne dovrai pure andare, purtroppo mi costa quando devo dire questa parola, chi ce resta qua? E lui dovrà prendere il posto tuo. Come fa ad essere uomo, ad essere dosh, ad essere tranquillo con gli altri, se c'ha, è un buonissimo, è integro, è una persona buttata un pezzo, è schietto, è sincero, però c'è questo problema. Dice. E Gesù comincia, dice, però Gesù poggia il gomito sulla gamba e mette la mano qui e comincia a pensare. E alla fine dice, va bene, si è fatto quello che vuole. Poi va da Pietro e dice, tu, delinquente, vieni qua, mi hai corrotto la mano. E gli dice, attento a te, non rivelare a nessuno il segreto. Gli dice proprio così, capito? Cioè Gesù non voleva fare questa cosa. L'ha fatta perché è piaciuta la Madonna. Ma è la stessa cosa se uno non crede, dice, queste sono stupidaggini, una torta, è una fuori di testa. Va bene, non va bene, ma non va niente, però d'accordo, non pensare così. Ma ci sta una cosa di cane? Che ho da fare con te, non ho aggiunto ancora la mia ora, tutti gli esegeti sanno dell'interpretazione più autentica, che quella letterale, hanno aggiunto l'ora di fare miracoli. Il primo miracolo non doveva essere la nozze di Cana. Punto. E Gesù l'ha fatto perché la Madonna andava a dirgli non hanno vinto e si è commosso. Questo non ci sono discussioni su questo, ma diavolo torta su questo no. Le rivelazioni di Padre sono sempre fondate nella Sacra Scrittura, non dicono mai niente di nuovo, capite? Però ti aiutano a dare qualche chiave di lettura precisa di un episodio che di per sé stesso magari non sarebbe così tanto chiaro, no? E attenzione, vabbè, questo vale per la Madonna, no? Questo vale pure per te, perché l'ultima parte è abbastanza sconvolgente. Allora, ascolta la mamma tua, come mi duole il cuore nel vederti debole, povera? Qual è la prima forma di dominio che noi abbiamo perso? Tu non domini te stesso. Non ti domini, timori, dubbi, apprensione. E questo potrebbe fare un altro fuorilegge, una donna sintetica, ma cioè, si potrebbero mettere molte altre di situazioni dietro, no? Angoscia, agitazione, depressione, turbamento, paura, irascibilità, suscettibilità, fino dopo domani, no? Cosa sono tutte queste cose? Sono mise di cenci di volontà umana. Queste cose non ce l'hanno più in Dio e non ci stanno più. Ma sai perché? Perché non c'è in te la vita integra della gloria divina, non ci sta la divina volontà in te. Perché se ci fosse, metterebbe in fuga tutti i mali dell'umano volere, tutti quanti, non il 50%, il 60%, il 70%, tutti, via, non ci stanno più. Ti renda felice e ti riempie tutti i beni che sono sì. Questa è la terza meditazione, ho sempre raccontato. Quando io, la prima volta che ho detto queste cose, io ci ho creduto queste cose qui. Ma veramente, una grazia, sono naturale, dico tutto. Basta, è finito tutto. Io quando vedo una persona con qualche problema in giro, cioè veramente, comincio a vedere una compassione, perché la totalità degli uomini campano malamente. E un prete lo sa il doppio quanto campano malamente. Tutti, nessuno escluso, non ci stanno, perché le persone felici non esistono, d'accordo? Se non in rarissime eccezioni, non ci stanno. Ma se uno va a vedere la fonte di male, è sempre la stessa, è sempre questa. Solo che a volte i mali che ci mettiamo dietro scavano più fondo del brutto. E come ne esce poi? Ci sono due soluzioni soprannaturali, e se no poi in certi casi devi piegarti a quelle naturali. Uno, la divina volontà, questa è la panacea. Se tu fai questo, qualunque cosa sia successo, per forza non c'è nessuna possibilità che non vada a soluzione, per forza. O c'è la fede, come dice Gesù, che sposta le montagne, se aveste fede quanto meno di sé, oppure a volte in tante situazioni tristi
agitazioni, turbamenti vari, situazioni di blocco, che tocca fare? Tocca piegarsi, di andare a cercare qualche espediente miseramente umano che ti faccia stare un pochino meglio prima che la situazione degeneri, perché degenerano le situazioni, purtroppo, lo sappiamo. Ci si può fare niente, ma degenerano perché non c'è uno spostamento di assi e non si esce fuori da questi labirinti. Allora, conclude la Madonna, se tu con un proposito fermo ti decidi di non dare più vita alla tua volontà, ti sentirai morire tutti i mali e vivere tutti i beni. Però capite cosa significa non dare più vita alla nostra volontà? Questo sarebbe da fare un'altra meditazione di altre 2 ore. Dovunque, zero. Non fare mai quello che voglio io. Fare sempre quello che Dio vuole. Per esempio un'ottima terapia, quando si sta con altre persone, non fare mai quello che vuole, mai. Cedere sempre il posto alla parete del prossimo, alla sede del prossimo. Pensate se una coppia di sposi, tutti e due decidono di entrare nel dio, quando quel matrimonio diventa una benedizione. Io faccio sempre quello che vuoi tu. E quando dice, no, io faccio sempre quello che vuoi tu, fare la gara di fare quello. Guardate, questo non è un gioco, perché fare una cosa di questo genere vorrebbe dire veramente entrare nel regno della volontà. Non sono chiacchiere vacue, no? Capite? Faccio tutto quello che vuoi tu. E certo è peccato veramente, perché se mi comandassi di fare, volessi fare una cosa che è peccaminosa, la divina volontà non ci sta. Questo è ovvio, questo qui, no? Per meglio specificarlo, perché sa mai, no? Stop, fine. Ci sono tantissimi esercizi anche nelle piccole. Abbiamo fatto un pellegrinaggio, perché l'autista guida male, devo prendere buche, e arriviamo tardi, albergo estromo, mangiare cattivo, non è troppo. Ci sono mille motivazioni per dare. Noi ridiamo, sorrido pure io, ma se tu innanzi tutte quante quelle cose stai proprio completamente, l'autista guida male, meglio! Io non mando mai, benissimo, fino al sicuro. Mangiamo troppo? Benissimo, così mi cago un po' di umidità, piglio un po' di chili e non c'ho la linea. Mangiamo male? Meglio, se no questo non devo risparmiare la fatica da fare digiuno. Mangiare cose cattive è peggiore che fare digiuno, eccetera. È finito tutto. Cioè se uno entra in questo orizzonte, ed è la ragione divina, è finito tutto. Non ti arrabbi più, non ti agiti più, non ti alteri più. Provate a pensarci, è ovvio che sia così. Santa Caterina da Siena, un'altra prodroma della divina volontà, diceva che lontano, insospettabile 1300, Gesù gli ha detto, di ai miei figli, che tutti i propri mali derivano solo dal fare la propria volontà. Basta! Il peccato non è altro che, come dire, la forma estrema di fare la volontà, come si faccia la volontà mia, fino al punto che mi metto sotto i piedi la legge di Dio, che mi dice fai questo e non fare quest'altro, va bene mio, a lui non gli importa niente, egoisticamente parlando, che si potesse dire egoisticamente parlando per l'Altissimo, no? Ma a lui non gli cambia nulla che tu vivi virtuosamente o vivi peccaminosamente, cambia a te, non cambia lui, Allora tutto bisognerà il volere mio, il terzo passo, e tutta la creazione festeggerà la nuova arrivata, meglio di la divina volontà, negli scritti si dicono così, si leggono alcune cose che sono sorprendenti. Se una persona entra nel regno della divina volontà, le malattie non le possono prendere, c'è scritto, io devo soltanto parlare di guarda, le malattie non ti possono prendere, non possono, perché la malattia, sapete che la malattia è una disfunzione del nostro corpo, un virus, un batterio. È una cosa che non è voluta da Dio. La malattia è una delle conseguenze nefaste del peccato originale ed attuale. Per chi ci crede, è così. La Madonna, secondo voi, c'aveva la tonsillite, c'aveva la polmonite, c'aveva l'influenza, gli poteva avere il tumore. Pensate a Gesù Cristo, gli poteva avere l'influenza, il tumore, la tonsillite, la polmonite. Raffreddore? No. Viene ancora il raffreddore? Niente di mia volontà.
hai visto acqua, fogheremo, acqua, acqua. Io lo dico scherzando, ma cioè, è tutto quanto perfettamente logico, perché tutte queste cose sono tutti quanti frutti di un albero marcio, tutta lontana da Dio, e quello è il salario. Per la morte ce la siamo tutti quanti, ma la Madonna è passata per la morte? No! È passata per la corruzione del corpo? No! Ha detto nel 1947 Bruno Cornacchiola, il mio corpo non poteva marcire e non marcire. Cioè non è che dice, ah sa il Signore, siccome mi sono comportato bene, mi ha fatto sto regalo, dice, portiamo il corpo in cielo senza farlo passare per la corruzione. No, no, no. Cioè il regalo è stato fatto in maniera remota, con l'Immacolata Concezione. Ma se tu porti tutta la vita inculpata, senza peccato, col tuo della morte, il tuo corpo non può, la tua anima non si può separare dal tuo corpo. E il corpo non può diventare cinque piedi, non è possibile. Adesso questo non succederà a nessuno di noi, ma sempre negli scritti, con il ciclo di catechesi che sto facendo, alla fine farò una rassegna di brani shock, d'accordo? C'è scritto che quelli che vivranno veramente nella vita, i corpi dopo la morte non si corrompono, passeremo nella morte, ma non diventiamo cibo per il terreno. Non diventiamo, non diventano, preferiamo di poter parlare alla prima persona naturale, non diventano, c'è scritto, l'ha promesso Gesù. Non sono le cose più importanti, ma sono spie solo, per comprendere quanto sia grande questo dono. C'è solo una cosa, è la tua parola che non farai mai più la tua volontà, cioè io ti dico sempre, non c'è possibilità di fare un salto di qualità se veramente nel nostro cuore, ma questo Gesù lo dice nel Vangelo, cosa intende quando dice chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà, cosa significa questa espressione? Se uno viene a me e non odia il padre, la madre, la moglie, i figli e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Basta cambiare vita con volontà. Basta. Capite? Attenzione, la nostra volontà è il principio della nostra, come dire, spiritualità. Capite? Noi siamo immagini e somiglianze di Dio, libero per la volontà che abbiamo per l'intelletto che abbiamo. Il problema è che questo diventa veleno quando diventa volontà mia, espressione della mia autodeterminazione, della mia autonomia, di non voler fare quello che voglio, che è il principio del peccato originale di tutti i peccati che ci stanno. Se non parte questa cosa, cioè, capite? Averci proprio l'orrore di questo, l'orrore, per cui non muoversi quando abbiamo un dubbio che stiamo uscendo da un volere. E anteporre sempre tutte quante le modalità, questo volere può essere mortificato a qualunque altro personale. Questo dipende da noi, nessuno ti obbliga a fare questo qui. Capito? Cioè, queste rivelazioni sono come offerte, cioè, guarda, c'è questa possibilità. Scegli. Nessuno te lo chiede come ne pare, nessuno te lo chiede. Basta che non violi, se vanno a paradiso, basta che non violi i 10 comandamenti. Lì no. Se violi quelli che erano all'inferno, d'accordo? Questo te lo devi ricordare. Ma fuori di questo ambito vuoi mantenere la tua autonomia, lo fa come te pare, nell'ecito, liberissimo. Ma questo te lo scordi, eh? Se vai nella sala navigata e incontri uno che se mangia, okay. eccetera, la fattura devi vieni, che non sono le cose più gravi, ma soprattutto ti tieni tutti quanti quei mali atavici, interiori, distruggono la vita degli esseri umani senza apparenti soluzioni. La soluzione ci sarebbe, e ringraziamo il Signore che ci ha attraverso questi scritti. Siamo lodati Gesù.